Intervista senza rete ma con una, con un avatar, un cartellone. Quale dei due è quello vero? Ma diciamo che ci assomigliamo parecchio. Assomigliate parecchio, esatto. Eh? Sì, uno sì. È Dario Ligiaco e uno è il leggendario, che è poi l'inviato. Che è l'inviato. Che io interpreto. Mentre presentavate il libro, infatti se fossi stato sul palco ti avrei detto la battuta. Siete un po' come Paperino e Paperinicchia, sai, no? Sai che Paperinicchia ha la mascherina, ma tutti lo riconoscono. Nel mio caso c'è un cappello civile. Mettiamolo, che in questo caso vedi. Ecco, allora, e avviene la trasformazione. E senza dubbio lui non ci sono problemi. Senti, ultima fatica letteraria delle tante, caro sì. Dario, facciamo finta di non conoscerci. È difficile intervistare un amico perché, no, comunque io sono venuto oggi, sono venuto un auditore. E poi in veste professionale. Allora, le fiabe leggende, tu sei un espertissimo di leggende, inutile ormai. Anzi, possiamo anche ripercorrere le tue ultime fatiche, anche audiovisive, no? Multimediali. Sì, beh. Io non sei solo qui, ne sei anche. No, beh, diciamo l'ultima cosa che possiamo citare, che con grande orgoglio, è la mia sceneggiatura, che poi è stata prodotta con la regia di Gianluca Messina, Mondi paralleli prigionieri del tempo, che insomma vedrà la luce nel 2023 dopo un'anteprima di Spaceport Antico, che ci ha fatto registrare un record di affluenza, che insomma ci ha dato tanta motivazione. Andrò a vederlo perché me ne hanno parlato molto bene, molto bene, sì, andrò a vederlo. Quindi quella è proprio la sceneggiatura, la tua prima sceneggiatura completa, di un lungometraggio, diciamo, di un film. Sì, che è stata una sceneggiatura che è stata anche premiata a livello internazionale, certo. Poi io ho anche altre sceneggiature di lungometraggi, anche più premiate di quelle, quella però non sono ancora state prodotte, chissà che mai succederà. Senti, ma a casa te la sei fatta una stanzetta dei premi con gli oscarini, che ci devi pensare, sì, eh? Sì, ho la parete più che oscarini, sono diciamo cornicette. Tra un po' ci vuole però la stanza degli Oscar. Va bene, quindi oggi hai presentato questo libro, hai parlato un po' del tuo, io e te tra l'altro abbiamo fatto un excursus dei tuoi, sì, quanti anni? 10 anni di scrittura, ormai sono quasi 11, sì. 23 libri editati, e più di 250 copioni per teatri e piazze, sì. Qualche cosina inizio ad averlo a curriculum. Io lo so, però te lo chiedo perché la gente non sa che cosa, vorrei che domanda, che cosa ti spinge a scrivere un nuovo racconto? Mi spinge la voglia di volerlo fare, cioè io non vedo l'ora di scrivere un nuovo racconto perché è una passione, quando le cose le fai con la passione, con la voglia di volerlo fare e di volerlo anche poi rileggere, allora la motivazione è altissima. Ti piace quando ti rileggi? Di solito ti piace quando ti rivedi o ti piace quando ti rileggi? Così sì. Tu hai scritto a primo acchito, proprio d'amblè. Sì. Ti piace quello che scrivi? Mi piace rileggere. Poi è chiaro che è da rivedere e correggere. Esatto, ovviamente tu dici, quando ti rileggi poi trovi sempre qualcosa da migliorare. Certo. E quindi pensi sempre, meno male che l'ho letto una volta in più, perché così ho potuto aggiungere questa parte, pure sistemare questa parte. È ovvio che se mi rileggessi da solo 100 volte, modificherai 100 volte, perché poi è sempre una progressione, no? Difatti poi arrivi a un certo punto che devi leggerti qualcun altro. Ecco, ti stavo dire, stavo arrivando, c'è qualcuno che poi ti legge? Certo, sì, ci sono i correttori bozze. Ma prima ancora, tipo tua moglie che alla fine è giudice. Sì, supremo. capita che faccio leggere le mie storie in anteprima a qualcuno. Sì, sì, capita di avere un feedback, diciamo, anche a livello più familiare. Sei uno che ascolta o fai comunque vai dritto di testa? Ascolto, però sono molto testardo. Aspettavo la risposta, certo. Sì, sono sì. Fa parte del mio segno zodiacale. Certo, Capricorno. E chiudiamo con la domanda cattiva. Senti, è vero o è una leggenda che raccontate voi autori per tirarvela, che il bisogno di scrivere in realtà arriva dal personaggio che vi chiama, no? Devi scrivere, io sono qui, devo uscire fuori. È vero, i personaggi ti chiamano, è vero. E specialmente quando scrivo audiovisivo, quando scrivo i lungometraggi, quando scrivo le sceneggiature, in quel caso, quando inizi, poi devi andare avanti per forza, perché ti senti proprio chiamare dal personaggio, almeno a me capita, ed è una sensazione molto bella, una bella emozione, una bella sensazione per un autore. Cosa ti dicono i personaggi ora? Da domani in avanti? Mi raccontano quello che fanno. Arrivano in realtà di notte. Poi lo decido io quello che fanno. Quindi è un Ovviamente. Po' una cosa strana da capire, però è così. Arrivano di notte o arrivano in momenti? Sì, la giornata è piena di impegni, piena di lavoro e quindi poi
la sera al calar del sole, quando c'è il silenzio, allora mi siedo nel mio studiolo e piano piano arrivano le idee, l'ispirazione. Allora, ringraziamo Dario il leggendario. Salutiamo il leggendario. Arrivederci. Dico la mano a quello vero, Dario. Grazie, un piacere, grazie a te. Grazie. Grazie Simona per le riprese. Grazie a voi. La nostra camera woman. E allora a presto. Diciamo come sempre i contatti, così almeno i bravi lettori avranno. Il contatto più immediato è Instagram, Dario Rigliato, ma anche su YouTube, perché abbiamo aperto il canale Dario il Leggendario, quindi una novità, seguiteci e iscrivetevi al canale. Iscrivetevi, come dico sempre io, non avete scuse, alla prossima.